Buon pomeriggio a tutti. Porto i saluti della nostra presidente Virginia Kalavic, che non può essere presente oggi, ma che promuove e segue ogni singolo passo del nostro progetto. Il nostro progetto Vogliamo fare scuola ha infatti come obiettivo primario accompagnare concretamente le scuole verso la riapertura a settembre. L'incontro di oggi si pone in continuità con tutti gli altri, ma in modo particolare con quello di ieri, con la presentazione dei progetti PON. Gli esperti di oggi sono esperti eccellenti in questo campo, dottor Maffeo, Elena Granata, Fiore De Lettera e Giuseppe De Francesco. Loro ci aiuteranno ad individuare le strade del fundraising. Ci verranno indicate molteplici possibilità di promuovere raccolte fondi in maniera trasparente e lecita. Lo sportello Fidari sarà di supporto alle scuole anche in questa direzione. Tutti però ci mettiamo in marcia, senza temere di non farcela o scoraggiarci. Pian piano riusciremo, con le loro indicazioni, a trovare strade nuove. Mi approfitto per comunicare che abbiamo in programma una serie di webinar didattici a partire dalla prossima settimana. Vi invito pertanto a seguirci sempre sul sito Fidare. Ora ai nostri esperti ancora una volta il nostro grazie e a loro la parola. Grazie, Sor Paola. Buonasera a tutti, ben trovati. Noi meno di 24 ore fa abbiamo fatto il seminario, il webinar sul PON e stasera ci muoviamo in un ambito molto vicino a quello che è il mondo delle sovvenzioni pubbliche e private per le scuole. E quindi ci occuperemo di fundraising e il compito che mi è stato assegnato questa sera è quello di dare delle coordinate per capire un po' meglio che cosa è questo strumento. Alcuni la definiscono una tecnica, altri non la definiscono tale, però volevo con voi analizzare gli elementi di base di questo tipo di attività. Esordisco e non me ne vogliate con una pizza. Lo posso fare perché non è orario di cena, quindi non sollecito né solletico il palato di nessuno, però chi è esperto di pizza sa che siamo di fronte ad una pizza capricciosa. La pizza capricciosa, per definizione, è una pizza che prevede più ingredienti al suo interno e come più ingredienti dovrebbe avere il sistema di gestione della scuola, almeno fino al momento in cui non ci sarà una parità effettiva economica. Adesso possiamo dire con fondatezza che siamo di fronte ad una parità formale delle istituzioni paritarie con quelle statali. Non c'è una parità sostanziale, come direbbero gli esperti di diritto quando parlano di diritti sociali. Speriamo che questa cosa si possa materializzare. Abbiamo fatto degli importanti passi avanti e il fundraising o raccolta fondi vuole avere l'ambizione di essere uno degli strumenti per facilitare la gestione in ambito scolastico, insieme ad altre componenti altrettanto importanti, se non di più, come le rette, ovviamente i contributi, le sponsorizzazioni, i progetti, le sovvenzioni. Qual è l'elemento caratterizzante del fundraising? Il fundraising si caratterizza per un insieme di attività che prevede uno scambio sociale di valore economico impari. E dopo lo vedremo meglio che cosa intendiamo. Mentre le sovvenzioni, e per intenderci, noi abbiamo visto ieri il bando PON, costituiscono degli incentivi pubblici che tendono a spingere il mondo privato verso scopi di interesse generale. Quindi il fundraising è un'attività generata in ambito prevalentemente ed esclusivamente privato, ma può riguardare anche soggetti pubblici, ovviamente. Le sovvenzioni invece
si subisce un po' l'indirizzo pubblico nell'interesse, nel perseguire determinati interessi. Perché abbiamo detto che si tratta di uno scambio economico impari? Perché? Perché se da un lato il donatore mette sul tavolo delle risorse economiche e in alcuni casi anche materiali, la scuola su che cosa fa perno affinché possa ricevere donazioni, supporti, aiuti? Può fare perno su una relazione di fiducia, nel senso di dire: io sono in grado di portare avanti un certo obiettivo, ho una buona causa. Iniziamo a familiarizzare con questo concetto, la buona causa, che è l'elemento chiave per realizzare una buona campagna di raccolta fondi, e in quel modo io riesco a portare dalla mia parte, mettiamoli in questi termini, o portare il donatore sulla buona strada e sulla buona causa, attraverso un percorso che possiamo immaginare a piramide rovesciata. Cioè, il primo passo è quello di instaurare un dialogo con questi soggetti, che possono essere anche enti, non solo persone fisiche. Coinvolgere la persona o l'ente nella mission della scuola, capire, questo è importante, che anche il donatore a volte sente il bisogno di donare, cioè di fare del bene, di essere convertito in una buona causa. E a quel punto siamo nella condizione per perseguire insieme degli obiettivi che vengono a quel punto percepiti come obiettivi comuni. Da queste prime battute avrete capito che i punti cardine della relazione di fiducia sono tre: la mission, cioè io che cosa faccio; la buona causa della scuola, perché lo faccio; e la mappa delle relazioni, perché nell'ambito della raccolta fondi il successo o l'insuccesso di una campagna dipende dalla mia capacità di fare relazione. Vediamo in maniera specifica questi tre punti cardine della relazione di fiducia. Abbiamo già accennato al fatto che la mission definisce gli ambiti in cui si occupa l'organizzazione, di cui si occupa la scuola. Quindi, mentre la vision è l'elemento più ampio, cioè la scuola in generale, qual è l'obiettivo della scuola in generale? È quello di formare gli esseri umani che possano diventare cittadini responsabili e consapevoli, e per quanto ci riguarda, e parlo della scuola di ispirazione cristiana, della scuola cattolica, anche orientati cristianamente. Poi la mission sono l'insieme delle attività che io pongo in essere, che non hanno una situazione gerarchica tra di loro, cioè gli ambiti di attività non hanno una gerarchia. Cioè, noi abbiamo delle scuole che vogliono, ad esempio, favorire lo sviluppo delle competenze sociali e culturali, perché ambiscono a creare la futura classe dirigente. Queste scuole, ad esempio, un progetto, e iniziamo ad utilizzare la terminologia buona causa, possono ad esempio attivare una raccolta fondi per istituire delle borse di studio per ragazzi bravi, però che non hanno i fondi, non hanno i soldi, non hanno le risorse per poter frequentare una certa scuola. Certamente una buona causa il fatto che io voglio formare la nuova classe dirigente di un paese, ma è altrettanto un ambito importante, una mission importante, è quello di contrastare ad esempio il disagio economico e sociale, in cui io do maggiormente l'accento sull'inclusività della scuola. Sono degli ambiti parimenti meritori di attenzione. In questo caso, ad esempio, io posso attivare una raccolta fondi per fornire ai miei ragazzi delle attrezzature per poter fare lezioni, ad esempio, a distanza.
Questo ci interroga su uno schema che ci permette di esplicitare la mission. E io come la esplicito? La esplicito partendo dai miei valori di riferimento, di capire che cosa voglio contrastare. Voglio contrastare la povertà educativa, ad esempio. Qual è la soluzione? E come riesco a rispondere a queste domande? Una chiave di volta che ci permette di passare dalla mission alla buona causa è quello di tenere sempre presente il riflesso sociale della campagna che io sto attuando, perché non esiste raccolta fondi se non c'è una buona causa, se non c'è un buon motivo. Possibilmente questo motivo deve essere semplice, deve essere fattibile, deve essere, si deve distinguere, cioè qualcuno deve decidere perché ci dà i soldini a noi e non ad un altro, e deve essere altrettanto motivante. Ci sono una serie di elementi e di interrogativi per definire una buona causa, e queste slide saranno a disposizione di tutti per poterci riflettere su. Ma l'altro elemento importantissimo ed imprescindibile è la mappa delle relazioni. Relazioni presente, relazioni passate, relazioni future. Cioè, non, anche in questo caso la raccolta fondi dipende moltissimo dalla capacità della scuola di attivare le sue relazioni e i suoi contatti. Io parto dalla mia mission, voglio sviluppare, ripeto, una scuola molto inclusiva. Mi costruisco una mappa della rete relazionale e io su quella rete relazionale devo fare perno per raggiungere i miei obiettivi. Un modello che si viene a delineare è quello che noi stiamo vedendo adesso. Ed è un modello a cerchi concentrici, dove il cerchio più vicino al nucleo sono gli interlocutori più vicini all'ente non profit, alla scuola o a chi attiva la raccolta fondi. Poi ci sono gli enti che orbitano più all'esterno di questa galassia. Ma costruirsi la mappa delle relazioni è fondamentale, anche perché gli studi ci dicono che ciascuno di noi è un network, cioè è un microcosmo che può attivare addirittura centinaia o migliaia di relazioni. Bisogna saperle utilizzare, queste relazioni. E qui mi avvio alla chiusura del mio intervento. Noi abbiamo visto che la scuola è una gestione composita, è necessario che sia composita, altrimenti non abbiamo le risorse sufficienti per svolgere il nostro servizio. Questo elemento vede insieme una serie di componenti che non possono essere solo le rette e i contributi, è fatto di progetti, è fatto di fundraising, è fatto di tante cose. Questo tipo di attività può avere un successo, abbiamo detto, se si instaura una profonda relazione di fiducia. I punti cardine della relazione di fiducia, abbiamo detto, che sono la nostra mission, la buona causa e la mappa delle relazioni. Certamente può aiutarci in questa nostra impresa che stasera stiamo inaugurando, ed è un processo che si svilupperà per forza di cose nel tempo, ed è anche abbastanza nuovo nel nostro mondo, e questo tipo di webinar è stato possibile grazie all'impegno della FIDA e della Presidente, che crede molto in una gestione composita del servizio scolastico. Ma noi non trascuriamo neppure che anche la fiscalità generale può dare una mano nel reperire aiuti, donazioni, stanziamenti, perché ne segnalo due, ma ce ne sono altri, no, e non mancheranno le occasioni per poterle approfondire insieme. Innanzitutto, la legislazione prevede che chi dona alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado può detrarre
attenzione, detrarre vuol dire che lo detrai dalla tassazione che io devo pagare, non è una deduzione, mi raccomando. Cioè io devo faccio la mia dichiarazione dei redditi, devo dare allo Stato 10, ne do 8 perché 20 lo posso detrarre dalle tasse se faccio una donazione. Non trascuriamo neppure il decreto rilancio che oggi pomeriggio è diventato legge perché il Senato l'ha votato, la Camera già l'aveva votato nei giorni scorsi, che prevede la possibilità di detrarre il 30% dalla propria dichiarazione dei redditi oppure anche dal mondo societario per gli stanziamenti a favore di una serie di soggetti, tra cui anche gli enti religiosi civilmente riconosciuti, gli enti senza scopo di lucro. Questo è un altro elemento importante che si realizza anche facilmente, perché per la detrazione è sufficiente che chi dona faccia un bonifico parlante, ciò indichi la motivazione all'interno dell'apposito campo in cui viene fatta la donazione. Con queste brevi note io vi ringrazio, vi saluto e do volentieri la parola ad Elena e a Fiore per la continuazione del lavoro e poi anche al dottor Giuseppe Di Francesco. Grazie. Grazie mille. Allora, raccogliamo la palla e ringraziamo il dottor Maffeo per tutte le precisazioni molto utili che ci danno la cornice dentro la quale noi ci muoviamo. Con Fiore dell'Etera ci passeremo la parola perché siamo in qualche modo padri e madri delle idee che vi proporremo in questa mezz'ora. Questa occasione nasce dalla richiesta di molti presidi che hanno partecipato nelle scorse settimane ad alcuni dei nostri appuntamenti e che ci hanno incalzato a dire bene, allora adesso che cosa possiamo fare per fare raccolte fondi, per aiutarci, per sostenerci. Quindi diciamo che noi siamo stati chiamati, attenzione, non saremmo partiti forse con tante idee se non ci fosse stata questa sollecitazione. Mi faceva molto piacere ascoltare la cornice istituzionale e anche economica nella quale ci muoviamo, perché le scuole paritarie si muovono esattamente in quella cornice, sapendo che quella cornice non esaurisce il campo del possibile. Cioè ci sono almeno due fattori che le scuole paritarie amano e che possiamo chiamare, sono due nomi della stessa faccia, sono la serendipity, che è quel fattore incidentale, occasionale, che può succedere nelle nostre vite e che apre delle piste che non avevamo previsto o che un tempo alcune delle scuole più classiche avrebbero chiamato la provvidenza. Cioè quel fattore imponderabile che a un certo punto delle nostre vite ci soccorre. Oggi la chiameremo serendipity, però in fondo è la stessa cosa. È che quando noi ci mettiamo a fare del bene, quando noi ci mettiamo a essere protagonisti delle nostre vite, ci capitano cose che non avevamo messo nel conto. E quindi vorrei partire con gli spunti ispirazionali di questa sera con un racconto della scuola tra le paritarie che ho studiato nella vita. La scuola più sorprendente è a Milano ed è l'Istituto Paritario Montini. È un liceo classico linguistico molto piccolo, ha poche sezioni. Scusate, nega. Successo qualche cosa? Ok, un'interferenza tecnica. La scuola Montini funziona così dal punto di vista economico. Funziona su base di contribuzione volontaria, cioè le rette non sono stabilite a priori anno per anno, ma le famiglie contribuiscono all'economia della scuola sulla base di quello che decidono poter essere la loro disponibilità di quell'anno. E l'unico che sa qual è la percentuale sul totale diretta che viene pagata dalla singola famiglia è l'economo della scuola. Neanche il rettore, neanche il preside conoscono qual è la capacità di spesa della singola famiglia. L'Istituto Montini ogni anno racconta di come si arriva sempre a parità, si arriva sempre a bilancio lungo l'anno, perché c'è chi dà molto e c'è chi dà poco e che c'è la possibilità di trovare dei fondi e di attivarsi e di fare fundraising. E quindi nell'economia generale la somma è sempre quella che serve per mantenere in vita la,
la scuola. Perché vi racconto questa storia, che è una storia vera, potete guardarla, all'Istituto Montini. È una scuola sfidante perché fa quello che dice, cioè afferma che è possibile la sostenibilità economica quando si ha molto coraggio e si ha molto l'idea che c'è qualche fattore di imponderabile nelle nostre vite col quale possiamo fare i conti. Allora, partendo da questa visione dell'economia, che è una visione dell'umanità, abbiamo cominciato a dire: ma che cosa possono fare le scuole in un momento di sofferenza economica? Allora, possiamo essere depressi, aspettare che la crisi ci travolga, aspettare che molte delle scuole chiudano, oppure cominciare ad attivarci in una direzione di maggior protagonismo, in una dimensione di maggior cooperazione tra le scuole, che forse potrebbe farci intravedere delle soluzioni che non avevamo messo nel conto e che usano l'elemento della gratuità, della mutualità, dello scambio, della cooperazione fra le scuole come un'energia che di solito non utilizziamo. Abbiamo immaginato tre percorsi, li accenno solo e poi Fiore mi aiuterà a sbozzarli meglio. Allora, la prima iniziativa che lanciamo questa sera, raccogliendo alcune delle suggestioni che ci sono state date dai presidi, è il Banco dei Banchi. Tutti voi avete sentito in questi giorni l'annuncio da parte del commissario per la scuola Arcuri, ma già la notizia girava nelle scorse settimane, della necessità di fare un investimento ingente di denaro per cambiare i banchi e le sedie delle nostre scuole. Ecco, noi pensiamo invece che la soluzione la possiamo trovare a costo zero, facendo in modo che ci sia un mutuo scambio tra chi i banchi ce li ha, magari nelle soffitte, magari nelle aule, magari in scuole che non vengono più utilizzate, nelle cantine, e quelle scuole che hanno bisogno invece di un ammodernamento. E che questo scambio di oggetti, di mobilio, di soluzioni di arredo per le aule, possono mettere in moto una solidarietà, uno scambio, una reciprocità che potrebbe essere vitalizzante tutto il sistema. Quindi il primo strumento è il Banco dei Banchi. Se l'iniziativa piacerà a tante scuole, noi saremo in grado anche di supportarvi, lo diremo anche dopo, entrando più nel merito degli strumenti, con una piattaforma che può facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta. Offro, chiedo, cerco, ovvio che questa cosa deve essere fatta in tempi molto stretti. La seconda è immaginare dei gruppi di acquisto solidale. C'è già una parola che esprime questo concetto, che è GAS, gruppi di acquisto solidale, ma noi lo vogliamo flettere e inventandoci la parola gruppo di acquisto scolastico. Cioè, immaginiamo di diventare gruppi di consumatori intelligenti, sensibili, che si mettono insieme in vista di acquisti di materiale che serve per la scuola, e che questo materiale, se viene accostato collettivamente, mettendoci insieme, può comportare un risparmio significativo per le scuole. Anche questa, qual è l'ingrediente fondamentale? È mettersi insieme, che forse è quello che FIDAE vuole fare da tanti anni, ed è proprio la difficoltà che abbiamo di uscire ciascuno dalla sua scuola, dalla sua gestione, dal suo bilancio. Ecco, immaginare che possiamo condividere delle esigenze e risolvere i problemi insieme. E il terzo punto è quello del fundraising, e quindi anche in questo caso vorremmo rassicurare, e poi il dottor De Francesco ci aiuterà, che oggi fare raccolta fondi è una cosa semplice, alla portata di tutti, che esistono tante piattaforme molto friendly, che ci mettono nelle condizioni di arrivare alla nostra rete, di sensibilizzare, perché è vero che lo scambio è impari, però nella mia cultura chi dà e chi riceve, quando la causa è buona, si confonde chi dà e chi riceve. Alle volte c'è soddisfazione anche umana nel dare, nel sostenere, quindi forse lo scambio è più pari di quello che ci immaginiamo, e le piattaforme l'hanno capito bene e facilitano che si arrivi a un risultato soddisfacente per le parti. Dopo vi faremo vedere come può avvenire questa operazione, che ciascuno di voi, preside, insegnante, un genitore, un amico di una scuola, può mettere in campo
per risolvere un problema concreto, perché la logica del fundraising è proprio la concretezza. Non chiedo una donazione a fondo perduto, ma chiedo di essere aiutato per quell'esigenza che devo profilare, nominare, chiamare per nome, perché questo scatena la solidarietà degli altri e la empatia di chi mi vuole aiutare. Fiore, su questi punti avremmo tantissimo da dire. Volevamo sì. Anche... Prego. No, no, certo, beh, prendevo spunto dalla tua prima riflessione sul Banco dei Banchi che abbiamo pensato proprio in questi ultimi giorni, in modo repentino, devo dire sull'onda anche di quasi coincidente di altri spunti invece in senso opposto, tipo quello di Arcuri, di cui si parlava. Non so se avete visto, è stato anche pubblicizzato, non hai fatto accenno a prezzi, ma il banco di cui si parla avrebbe un prezzo naturalmente che varia in funzione dell'economia di scala da 250 euro a 350 euro. Ora, per un banco che quale tipo di vita di servizio potrebbe avere? 6 mesi? Un anno? Anche 2 anni? Naturalmente poi quell'investimento madornale che lo Stato, con i nostri soldi naturalmente, fa, quale scopo ultimo avrà? Quindi il tema è, mi viene in mente sempre una domanda che feci a un grande architetto tanti anni fa, ma che serve spesso, anche in questo caso. Io gli chiesi, ma architetto, cosa vuol dire sostenibile? E lui mi rispose, sì, c'è la sostenibilità economica, c'è la sostenibilità sociale, c'è la sostenibilità finanziaria, c'è la sostenibilità ecologica, ma c'è una sostenibilità più importante di tutto, che è quella della necessarietà. Cioè una cosa è sostenibile, un'azione singola o collettiva è sostenibile se innanzitutto serve. Ora, questo carattere di necessarietà, cioè questi banchi rotondi, girevoli, servono davvero? Ecco, questo è forse la posizione da cui siamo partiti. Forse non servono nuovi banchi, come spesso succede quando c'è un problema, non serve un nuovo strumento, non serve una protesi, non serve un oggetto fisico, serve forse cambiare la testa. E in questo caso il digitale ci soccorre molto. E io volevo effettivamente nell'arco proprio di forse 2 minuti dare il lancio poi anche al dottor De Francesco sulla piattaforma di cui ci parlerà, introducendo però molto brevemente, per i pochissimi immagino che fossero completamente a digiuni di crowdfunding, di cosa stiamo parlando. Allora, crowdfunding nel tempo del digitale, stiamo parlando in modo più preciso del 2004, scoppia e diventa un vero collettivo diffuso sistema di donazione e quindi che viene in soccorso a enti, soggetti, imprese, collettive, singoli, privati per le più disparate occasioni, per i più disparati scopi. Allora, diciamo molto semplicemente ci sono 3 tipi di crowdfunding. Ripeto, mi scuserete se ripeto cose che a molti saranno già note, però insomma il crowdfunding di base, che è quello che poi interessa anche a noi, è quello che si basa sulla donazione, sulla erogazione liberale. Quindi quel sistema per cui tra donatore e beneficiario non c'è nessun rapporto di convenienza, no? Poi c'è il sistema della ricompensa, che è quello più tipicamente americano. Avrete sentito parlare di Kickstarter o Indiegogo, 2 format ormai famosissimi in tutto il mondo, forse i più famosi nel mondo, per cui sono molto usati dalle aziende o dai cosiddetti inventori, dai maker, per cui dinanzi ad una proposta spesso legata a un brevetto, di un'invenzione spesso tecnologica, c'è la possibilità, facendo una donazione, di riceverne in cambio, dopo 3 mesi, 6 mesi, quando sarà pronta, il prototipo, o comunque diciamo, una copia di quell'oggetto per cui si è fatta la donazione. E poi c'è la terza, che ci interessa davvero meno di tutte, che è quella che lega diciamo, il beneficiario e il donatore in un rapporto di quasi finanziario, per cui in una sorta di venture capitalist o di stock option uno fa una donazione ricevendone in cambio una quota di azioni della società stessa. Allora, quello naturalmente, come ci siamo detti, che ci interessa più da vicino è il primo modello, quindi quello della donazione, no? Perché ha avuto un grande successo in questi ultimi anni il crowdfunding? Intanto perché è più facile che andare in banca.
voi capite bene che i processi di attivazione banali, di andare anche a chiedere in banca un mutuo, un prestito, sono azzerati. È il mercato, come dire, che decide se il tuo progetto funziona o non funziona, è degno di essere considerato in termini di donazione o meno. E qualora poi tu ti appresti a preparare una presentazione e quindi lanciarla sul mercato, è tutto fatto, nel senso che non ci sono attese. Non devi aspettare 15 giorni o un mese da parte di qualcuno che ti dica sì, no. Poi non ci sono naturalmente né iscrizioni né tasse da pagare, se non, questo è ovvio, una percentuale, una fee, diciamo così, tecnicamente chiamata, che va dal 2 al 5%, quindi comunque molto ridotta in questi casi. E poi ritorniamo anche un po' al senso che a cui accennava anche il dottor Maffeo. Il dottor Maffeo, quando parlava della rete di della mappa di relazioni. Allora, la mappa di relazioni è fondamentale, perché non dimentichiamoci che il crowdfunding è l'evoluzione, come dire, al tempo del digitale, della vecchia colletta. E la colletta tra chi si esercitava? Tra amici e conoscenti. Solo che gli amici e conoscenti, in questo caso, possono diventare molti. E la cosa più straordinaria è che effettivamente, oltre agli amici e conoscenti, che sono i primi magari a essere sensibili ad una richiesta, ci sono tutti, diciamo, c'è una moltitudine enorme di sconosciuti. Sconosciuti che possono diventare amici in funzione di una, come dire, simpatia o empatia per la causa. E in questo senso davvero, per la prima volta, diciamo così, comprendiamo questa assonanza tutta linguistica tra social e sociale. Cioè, è veramente sociale il crowdfunding ed è veramente social. Perché solo attraverso il meccanismo che è tipico dei social, del passaparola, della conoscenza indotta e mediata attraverso il digitale, si riescono a fare queste cose. Ora, io, se ho la condivisione, perfetto. Il mouse non mi funziona, scusate. Allora, mostra schermo. Esatto, allora aggiungo una parola. Piattaforme semplici, friendly, quindi facili da usare, accessibili a chiunque non abbia esperienza di questo campo, se ne trovano. Poi una in particolare che ha delle caratteristiche che anche godono delle nostre simpatie, anche culturali, saranno illustrate dal dottor De Francesco, però in generale GoFundMe o la rete del dono, che è quella che vediamo, oppure produzioni dal basso, sono state quelle che hanno avuto più successo, perché godono di questa immediatezza, cioè chiunque imperito nel esercizio della raccolta di fondi impara in frettissima a aprire una sua piccola campagna. Voi dovete immaginarvela come una campagna di autopromozione della propria buona causa. Qual è l'elemento distintivo di tutto il protagonismo nel fundraising? Metterci la faccia. Cioè, deve essere sempre molto chiaro chi chiede, qual è l'autorevolezza di chi chiede e qual è la sincerità con la quale chiede, perché quello è un fattore che pregiudica o favorisce il successo di un'iniziativa. E quindi metterci la faccia, firmarsi, spesso c'è il nome e cognome, la faccia. Ma adesso vediamo tante facce, infatti Elena posso anche scorrere, esatto, magari mentre tu parli. Sì, questa, certo, produzione del basso, quella che ho citato prima, non è affatto la migliore, è semplicemente la prima. Lo mettevo per, come dire, per dovere storiografico. Nasce nel 2004 ed è la prima piattaforma italiana. Dopodiché, tu hai citato GoFundMe, che è questa. Faccio vedere semplicemente le home page, dopodiché naturalmente sono tutte visitabili, senza iscrizione né nulla. Questa è GoFundMe, che, come vedete, ma d'altra parte è tipico, è proprio di tutte le piattaforme avere i più disparati settori, qui raggruppati per macro categorie, e quindi vedete dalle spese scolastiche di cui parliamo oggi, agli animali, all'emergenza, alla famiglia, allo sport. Queste sono, per esempio, tipiche case history, presentazioni di raccolte fondi con l'elenco
diciamo, del raccolto sulla base del richiesto, quindi 27.000, vedete, raccolti su 45.000, e quindi la pratica si spegne, non automaticamente, devo dire, ma si spegne al raggiungimento del plafond richiesto. E qui vedete anche, quindi, raccolte naturalmente su base solidaristica, relativa a disastri, piuttosto che anche a piccoli incidenti urbani, la ricostruzione dell'edicola di quartiere. Quante volte abbiamo visto l'edicola che ormai è in grande difficoltà, oppure in situazioni di abbandono e di disagio, perché naturalmente non più attiva. Oppure le cose anche più simpatiche, tipo questo ragazzo che chiede dei soldi, chiede 5.000 euro per diciamo, riuscire a pagare le rette per la sua scuola. Oppure, ed è il caso di tanti di noi, visto che parliamo di scuole, per esempio, sostieni l'asilo infantile Sebastiano Gorra. Questa invece è, esatto, la rete del dono. Allora, quelle campagne prima erano cifre ingenti, quelle che proporremmo e che proponiamo alla rete FIDAE sono investimenti più piccoli, richieste di fondi più piccole, più misurate, anche per consolidare un po' lo strumento, e quindi possono essere legate al rinnovo di qualche arredo, possono essere legate all'acquisto di iPad, di tablet, oppure di materiale scolastico, oppure di borse di studio. Ecco, dobbiamo riuscire a diventare tutti esperti in qualche modo della capacità di mobilitare chi? La rete più prossima dei genitori, del territorio, degli affezionati, gli ex studenti. Pensate che risorsa sono gli ex studenti di una scuola che magari hanno avuto vite fortunate e che possono diventare i primi che sostengono delle campagne. E perché dovrebbero scegliere la campagna piuttosto che il 5 per il 1000 o altri strumenti? Perché la campagna facilita l'immedesimazione con il bisogno. Il 5 per 1000, che è sacrosanto, ovviamente necessarissimo, però è anonimo in qualche modo, perché non si capisce perché cosa serva, e quindi è meno, come dire, empatico come strumento, pur necessario. La raccolta di fondi fa in modo tale che la persona, anche mediamente lontana dall'esigenza della scuola, dica: ah, caspita, che bello, posso aiutarlo. Io personalmente ho fatto una battaglia per poter comprare una campagna, per poter comprare alcuni tablet per i ragazzi del mio quartiere. È nata più o meno per caso, l'ho fatta con grande semplicità, e questo ha sollecitato donazioni soprattutto da persone che non mi conoscevano. Non ho attinto al bacino degli amici, dei parenti, di quelli che potevano aiutarmi in virtù del fatto che sapevano chi fossi, ma quello che ha colpito era che un professore del Politecnico si peritasse di incaricarsi di un bisogno che non era proprio suo personale o della sua università. Allora, anche giocare su questi scarti, giocarsi la credibilità personale, l'adesione empatica, simpatica a una causa, sono tutte cose che possono portarci assolutamente fortuna, ma poi le spiegherà meglio il dottor De Francesco. Bene. C'è un ulteriore punto che vorremmo sottoporre alla vostra attenzione, poi davvero lasciamo la parola a Pino De Francesco e poi alle vostre domande, che sicuramente saranno numerose. Le ricapitoliamo. Banco dei banchi, possibilità attraverso la piattaforma di cui parleremo adesso di fare scambi mutui, cioè non basati sullo scambio economico, anche se potremmo inventare una linea anche di prezzatura di quello che noi vogliamo scambiare, ad esempio nel caso di mobilio nuovo, di lampade, di cose che possono avere anche un valore economico. Ma in via preliminare noi andremo verso uno scambio mutuo e reciproco. La questione dei gruppi di acquisto, su cui non... Sì, prego. No, volevo semplicemente puntualizzare e spiegare anche perché il dottor Di Francesco oggi potrebbe esserci naturalmente utile a capire proprio questo, perché al di là del crowdfunding di cui abbiamo parlato, tutto nasce da quest'idea di Banco dei Banchi, che non è un crowdfunding, e che quindi è invece, tra l'altro, la base su cui si potrebbe partire veramente per un grandissimo progetto di solidarietà tra scuole, e che certo però vede la necessità di un attore, che ci auguriamo potrebbe essere il dottor De Francesco, che all'interno di una piattaforma che è sicuramente anche di crowdfunding, però riesce a informatizzare e rendere naturalmente il più semplice possibile
questo tipo di scambio, questa vetrina digitale, questo cerco e offro, che diciamo non attiene al fundraising in senso stretto. Scusami. Assolutamente. Un'ulteriore cosa su cui il dottor De Francesco potrebbe aiutarci è quello di consolidare la rete degli acquisti. Allora, noi vorremmo in via sperimentale cominciare con il lancio di un unico prodotto per vedere se il gioco funziona, perché dobbiamo in qualche modo prendere la mano. Allora, tutti noi sappiamo che nelle prossime settimane le scuole, i genitori, le classi dovranno munirsi di mascherine. L'acquisto delle mascherine uso e getta è uno dei problemi oggi, perché sono inquinanti, perché costano tanto, perché gravano sulle famiglie, gravano anche sugli acquisti delle scuole. Da qualche settimana abbiamo messo insieme con alcune aziende, in particolare un'azienda veronese che è una cooperativa sociale con una mission molto forte nell'aiuto delle donne, del disagio sociale, degli ex carcerati e percorsi di migrazione, abbiamo messo in piedi la produzione di mascherine sociali, perché vengono prodotte in maniera etica, lavabili fino a 15 lavaggi, perché vengono prodotte con una certificazione dell'Istituto Superiore di Sanità, ma anche del Politecnico di Milano, da lì la mia prossimità anche accademica con questo prodotto, che è stato proprio studiato per diventare un prodotto un po' straordinario, proprio perché può durare lungamente nel tempo. Allora ci siamo detti, ma perché non potrebbe essere collaudato un prodotto, ma questo potrebbe essere il primo di una serie di altri prodotti di cui le scuole devono essere rifornite, e potrebbe essere domani la carta igienica, i materiali, i quaderni, potrebbero essere il materiale digitale che tecnologico che serve alle scuole, e che la scelta di consumo non sia soltanto il fattore prezzo, che ovviamente è determinante, ma anche il fattore sostenibilità sociale e ambientale, che sono le due cose che oggi ci premono di più. E allora anche la piattaforma di cui parleremo adesso potrebbe essere lo strumento che piano piano crea le condizioni per cui diventiamo, come scuole paritarie italiane, un gruppo di acquisto. Ovviamente con indubbi vantaggi economici, perché questa partita economica deve essere, l'interesse economico deve essere fondamentale, ma non solo. Allora, nel caso del progetto Quid, le mascherine che sono state tra l'altro prodotte adesso proprio con misura per i bambini, posso anche farvele vedere perché ce le ho. Sì, 6-10 anni. Dunque, io posso già condividere lo schermo, voi lo vedete così? Apri preferenza di sistema, ditemi se riuscite a vederlo. No, io non vedo. Non si vede ancora. Strano, chiamo in soccorso il nostro. Non riesco a condividere lo schermo. No, è arrivato a me la richiesta. Forse perché non mi ha ancora abilitato. Allora bisogna chiedere al nostro Francesco se ci consente di spostare. Allora no, sono qui, sei stata abilitata, dovresti poter condividere lo schermo, l'avevo ripassata a Fiore, ripassata a te perché non funzionava, provo a rinviarti una richiesta. Perfetto, adesso dovresti poterla condividere dal tastino sotto la webcam sulla destra. Vediamo. Va? No, tastino verde. Ci deve essere... No, impossibile. Un attimo solo, faccio un altro passaggio per vedere se ti richiede l'autorizzazione. Potrebbe essere un problema di Apple. No, forse la connessione, perché quando c'è connessione... Allora, è arrivata a me Francesco adesso, no? Sì, adesso l'ho rigirata un'altra volta Elena, perché per mandargli l'avviso devo riindirizzarla. Vediamo. Niente? Sì, è un problema di Apple che non mi dà l'autorizzazione, poco importa. Torno in presenza, ve la racconto, tanto potete trovarla in autonomia sul sito Progetto Quid. Mascherine, e questa è soltanto lo spunto progettuale, noi vorremmo fare una sperimentazione naturalmente con un prodotto di cui abbiamo bisogno oggi,
immaginando che questo sia prodromico a mettere insieme un paniere di prodotti e di fornitori fidati, sostenibili, equi, con i quali intrattenere anche degli scambi di tipo commerciale. Allora, come vedete, nella nostra proposta si va dalla gratuità alla raccolta di fondi, alla mutualità, al consumo critico e etico. E abbiamo tutti gli strumenti, diciamo, dell'economia civile, che è quella che dovrebbe ispirare le scuole, soprattutto le scuole paritarie. Con quale obiettivo? Un obiettivo che ci sembrerà surreale, ma è quello che tutti voi ricorderete degli Atti degli Apostoli, quando si dice tutto era in comune e non esistevano gli indigenti. Allora, oggi non avere gli indigenti vuol dire non lasciare indietro nessuna scuola tra le nostre, sentire l'apprensione anche per quelle scuole più fragili, più deboli, che rischiamo in questo passaggio storico di lasciare più indietro, perché magari in territori più poveri o in territori dove hanno meno possibilità di accedere a delle reti di finanziamento. Allora, l'idea di FIDAE oggi vorrebbe essere davvero rivoluzionaria, perché mette mano alla partita più impegnativa, che è quella dei soldi e quella della sopravvivenza economica. Lascio la parola al dottor Francesco, che a questo punto è investito di una responsabilità mostruosa, che è non soltanto raccontarci il suo bellissimo progetto giovane giovane, perché ha pochissimi mesi di vita e quindi in qualche modo è affine a noi perché ha entusiasmo nuovo, ma anche per le implicazioni progettuali che questa, diciamo, amicizia che è nata potrebbe generare nelle prossime settimane con FIDAE. Grazie per la parola, e quindi vi presento subito un piccolo video di presentazione che praticamente mostra velocemente l'iniziativa. Lo cerco subito di condividerlo. Vediamo se parte. HelpMe è la piattaforma di donazione trasparente, unica nel suo genere. I protagonisti sono quattro: il beneficiario, il donatore, la onlus ed il fornitore. Il fornitore carica sul marketplace i prodotti che verranno scelti dalla onlus per la creazione della campagna. Il donatore potrà interagire con la campagna tramite app e sito web. Al termine della campagna, la piattaforma provvederà all'acquisto del bene che verrà consegnato dal fornitore al beneficiario. Spero che vedete il mio schermo, me lo confermate? Perfetto. Allora, adesso siamo sul portale di riferimento di questa piattaforma e troverete qui praticamente spiegato quello che nel video abbiamo brevemente riassunto. La nostra piattaforma è molto semplice e intuitiva, perché racchiude tutto quello che in qualche modo è stato detto in questa webinar. Mette in relazione praticamente il donatore con l'ente no profit attraverso queste campagne che vengono create in piattaforma, e quindi si utilizza la rete dell'ente no profit e del fornitore stesso, che è parte attiva di questo progetto. Passo un secondo su delle slide, perché così posso seguire tutto velocemente. Allora, è semplice, è trasparente, garantisce ai donatori che esiste effettivamente una campagna fatta di obiettivi, e questo lo vediamo man mano. Diciamo quindi che è il fulcro della piattaforma è proprio la campagna che l'ente no profit va a creare, scegliendo praticamente, iscrivendosi in maniera semplice, perché
dopo aver compilato un piccolo form, praticamente poi c'è l'accettazione dell'iscrizione e nel contesto di enti già associati FIDAE è davvero semplice, perché basta mettere il codice di iscrizione, non c'è bisogno di fare ulteriori verifiche e quindi l'accesso diventa molto semplificato. È anche molto semplice fare la campagna, perché l'abbiamo concepita come oggi vengono concepiti i social, cioè un post che normalmente si è abituati a fare su Instagram, su Facebook, in questa modalità contornate di fotografie e di testi, è praticamente l'iniziativa della campagna. Il valore aggiunto è che noi andiamo a scegliere praticamente questi prodotti o servizi, perché possono essere anche servizi, da una piattaforma che è un vero e proprio marketplace, alimentato da tutti i fornitori che praticamente sono presenti. Quindi in qualche modo è l'ente stesso che stimola fornitori conoscenti a iscriversi alla piattaforma e a pubblicare i loro prodotti, perché poi l'ente in qualche modo crea una campagna con il suo fornitore o i suoi fornitori fidelizzati e quindi a vicenda si aiutano per far sì che la campagna poi abbia un buon esito. La particolarità è anche la presenza di un'app che fa questo, cioè oggi è molto più smart, molto più semplice, seguire tutto dal proprio cellulare, perché io donatore sono anche molto più incentivato se seguo quello che ho fatto, cioè anche se è stata una donazione mi fa piacere poi sapere se è andata a buon fine e essere notificato di una serie di informazioni che diciamo con l'app dedicata diciamo posso avere, e quindi questo c'è proprio tutta una sezione dove si può mettere mi piace, mi interessa, segue, e posso chiaramente donare. Quindi praticamente il donatore può sempre vedere a che punto è stata la campagna e l'ente può mandare delle notifiche dirette ai propri donatori, ringraziandoli, facendoli, rendendoli parte attiva, stimolando sempre di più, diciamo, la donazione. E come vedete c'è un design molto curato e molto user friendly, cioè semplicemente semplice da usare, dello stile di WhatsApp, di Facebook, di Instagram, fatto proprio di, diciamo, di un'abitudine abbastanza comune sui social. Raggiunto l'obiettivo, che dopo vi farò vedere nel dettaglio, praticamente la piattaforma stessa bonifica il fornitore, il quale poi spedisce il prodotto o eroga il servizio al beneficiario. Questo in breve è la slide per descrivere la piattaforma. Vi faccio adesso... Pino, intervengo subito perché sì. Ci sono due questioni che vale la pena subito precisare. La prima è un'affermazione, una constatazione, e la seconda è una domanda. Così rispondiamo subito alle questioni che ci vengono poste. Allora, la constatazione è questa. È una delle pochissime piattaforme, forse l'unica in Italia, che mette insieme non soltanto l'autore della campagna con il donatore, quindi scambio di richieste e soldi, ma anche col fornitore di un bene o di un servizio. Questo è un triangolo che a noi interessa molto, perché potrebbe profilare che non soltanto c'è una transazione economica, ma c'è un fornitore che in qualche modo è di fiducia. E quindi questo ci è sembrato l'elemento qualificante, questa tra le altre, perché alcune cose che ci dicevi, che è friendly, che è smart, lo fanno tutti. Allora, qual è l'elemento veramente di distinzione? È questo triangolo che si viene a creare, anche potenziale, non sempre, perché può non esserci, con un terzo, che è quello che offre le mascherine, quello che offre la carta igienica, quello che offre l'iPad, ok. E quindi su questo varrebbe la pena poi di farci un ragionamento nelle prossime settimane. La domanda che ci arriva è: solo enti no profit? Come fanno tutti gli altri? Sì, diciamo enti no profit. In particolare gli enti religiosi.
perché noi qui siamo collocati. Allora la domanda è, gli enti no profit sono un pezzettino del mondo che ci interessa, poi ci sono le aziende, ci sono le scuole, ci sono le B-Corp, per cui insomma in questo momento il mondo del sociale e della scuola sta differenziandosi. Se è così stringente il vostro target, c'è speranza almeno nel futuro che possa essere aperto anche ad altri, oppure è un vincolo? No, no, assolutamente questo non è stringente. È per comodità di comunicazione che noi l'abbiamo definito ente no profit o onlus, per far capire che l'attore principale che mette in relazione, diciamo, il prodotto del fornitore e la raccolta fondi, diciamo, destinata a un beneficiario. Scusate, mi inserisco per dare anche un contributo di tipo operativo, ma per definizione gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti entrano nel settore no profit, come lo rientrano le cooperative, le fondazioni che gestiscono le nostre scuole, le associazioni di genitori e quant'altro. Bene, quindi questo fuga alla prima domanda, e ovviamente non è possibile farla come privato cittadino, cosa che invece è possibile su altre piattaforme. Allora, laddove ci fosse un'iniziativa che parte da un privato, non è la piattaforma giusta. Se fosse invece promossa da una delle nostre scuole afferenti, allora qui possiamo cominciare a imparare a muoverci. Non lo vedo più? Ok. Ecco, Pino, sì. Perfetto, scusa, ti ho interrotto, ma era un punto fondamentale. No, no, è giusto. Ok, faccio vedere effettivamente come è fatta la piattaforma. Io ho fatto già l'accesso. Qui abbiamo una serie di campagne attive e ne ho create due ad hoc per l'occasione che ho appena messo in linea per far vedere come funziona. La prima è questa qua dove abbiamo detto fornitura high tech hardware, così istituto in maniera molto generica. È praticamente come è fatta, cioè il fornitore ha messo a disposizione una serie di prodotti che troviamo qui dentro e semplicemente cliccando sul carrello, come vedete qua, io ho scelto di comprare una TV LIM e 10 computer di questo tipo, un esempio. Quindi ho creato un carrello, questo carrello è molto simile a quando facciamo gli acquisti su internet, esatto. La differenza è che appunto non lo vado ad acquistare direttamente, ma crea una campagna per arrivare a perseguire questo obiettivo che può essere fatto anche a step, cioè non è detto che raggiungo l'intera campagna, ma potrei raggiungere anche solo il primo obiettivo e quindi praticamente esaudire questo step e completarlo. Andiamo a vedere un altro tipo di campagna, che era quella delle mascherine, dove abbiamo immaginato il gruppo di acquisto di cui avevamo parlato prima. Allora, nel dettaglio, il fornitore XY ha scritto tutta una serie di cose, ho messo dei prezzi a caso, non guardate né i prezzi né i valori, e ho scritto che 10.000 mascherine possono costare 2,80 euro, ma se ne raggiungo 5.000, 2,70 euro, fino ad arrivare a 2,50 euro per quelle lavabili che dicevamo prima. Quindi ho creato tutta la campagna, ho detto che il destinatario è il gruppo d'acquisto, sono andato a inserire il prodotto che il fornitore ha fatto nelle varie nei vari tipi di acquisto e ho creato la campagna per 1.000, per 5.000, per 10.000. Quindi a seconda di quale campagna riesco a raggiungere saprò che spenderò 26 o 13 o 2008. Esatto, tenete conto che questa simulazione l'abbiamo fatta insieme a Pino De Francesco ad arte per questa occasione, nel senso che è una sperimentazione che vorremmo fare con voi, ovviamente se c'è interesse, perché cominciamo a intrattenere delle trattative tra gruppi di acquisto e fornitori. Allora, qualcuno dice, esatto, se ci sono più scuole o associazioni che vogliono mettersi in rete,
quale codice devono usare? O che sono già in rete, è possibile accreditarle come gruppo? Questo va ovviamente nella direzione che noi auspichiamo, che ci siano anche dei gruppi magari territoriali o nello stesso plesso scolastico, più di una scuola, la scuola media con la scuola elementare. Allora, è ovvio che tutte le forme di cooperazione verranno sostenute, immagino, dalla piattaforma in modo tale da facilitare una domanda che è collettiva. Esatto. Quindi rivolgo la domanda, ma insomma la risposta penso che in questo momento di programmazione, perché come ci ricordava De Francesco, lui è un programmatore, le vostre domande ci aiutano ad affinare il colpo sul modo in cui potrà essere poi organizzata la nostra piattaforma, quindi è veramente un momento progettuale. Molte delle cose che chiedete le mettiamo a posto man mano che ce le chiedete, quindi non sono fondamentali le vostre domande. Esatto, adesso mostro come queste campagne vengono visualizzate sul portale, ma se avete, diciamo, a disposizione uno smartphone potete scaricare l'app e visualizzarle anche immediatamente sul vostro dispositivo. Le campagne le troviamo in questa sezione e quindi le due campagne demo che ho lanciato le troviamo qui in alto e possiamo approfondire la campagna andando a visualizzare anche il tipo di mascherina, tutta una serie di notizie. Allora, utili. In questo caso, se si può tornare indietro, allora voi vedete che è stata profilata esattamente sulla nostra indicazione, mascherine di misura adulto e bambino. C'è già il fornitore con il prezzo, c'è il range appunto sulla base di quanti partecipano e quindi il prezzo potrebbe variare e c'è la spiegazione del perché questo acquisto è particolarmente importante per quella scuola o quella rete di scuole. Allora, esatto. Voi capite che stiamo veramente mettendo insieme piccoli gruppi di consumo, di acquisto che si bilanciano reciprocamente sulla base di quanti sono. Più si è e più c'è un vantaggio economico. Questo, diciamo, è la filosofia che sta dietro all'operazione. Esatto. Perfetto. Questa è la dashboard che avrà l'ente a cui appunto descrive tutto quello che vuole, corredandole anche di foto, perché chiaramente la comunicazione è importante. Noi abbiamo puntato molto a questo fatto, diciamo, di poterla spiegare, perché un donatore più coinvolto è e più chiaramente dona. E quindi qui si possono mettere più immagini e la stessa cosa può fare il fornitore quando carica il suo prodotto, adesso mi metto nelle vesti del fornitore, dove lui scrive dettagliatamente tutta una serie di cose, assegna delle categorie merceologiche per aiutare a scegliere il prodotto all'interno della piattaforma e corredandole di diverse immagini. Esatto, quindi lato campagne l'ente avrà sott'occhio le sue campagne attive, quelle in corso, quella che si è completata, quindi una soluzione riassuntiva, e potrà in qualsiasi momento andarla a modificare in maniera molto semplice e intuitiva, aggiungere altri prodotti se nel frattempo c'è bisogno di integrarla e cambiarne lo stato immediatamente alla modifica di questi dati verranno notificati i donatori e visualizzeranno le modifiche fatte. Questo per in breve la piattaforma, che ripeto è molto semplice, e la particolarità innovativa della piattaforma è questo fatto di avere un carrello della spesa, definiamolo così, quindi ci sono degli obiettivi precisi. Le altre sono abbastanza comuni tra di loro, nel senso che raccolgono dei fondi per una causa, però non ci abbiamo degli step così determinati come un carrello che si fa quando si acquista su Amazon, quando si acquista su eBay o altri portali. Qui abbiamo un vero e proprio carrello, quindi si scelgono le priorità, ci scelgono, diciamo, tutta una serie di parametri, e da quel momento in poi il donatore è più coinvolto per arrivare a conseguire quell'obiettivo.
Esatto, una domanda. Allora, la campagna perfetta è quella nella quale noi abbiamo il famoso triangolo. Cerco per la mia scuola 20 tablet, ho trovato un fornitore che me li dà a 200 euro, che si è impegnato quindi a darli per quella cifra, e poi sensibilizzo tutti gli ex allievi della mia scuola, che magari è un liceo e quindi sono particolarmente danarosi in una zona di Roma, mando la campagna ovviamente via social, via mail, via WhatsApp, attraverso Facebook, attraverso Instagram. A quel punto, una volta che ho raggiunto la cifra o non raggiunto la cifra, il fornitore mi manda direttamente il prodotto, quindi non c'è transazione economica diretta con la scuola. Nel caso in cui invece, e questo diciamo è il mondo come lo vorremmo noi, come lo sogniamo noi a breve, perché ci piace questa forma? Perché il fornitore viene selezionato anche sulla base di motivazioni ideali e quindi è particolarmente onesto, paga i dipendenti, ha un prodotto di qualità, è sostenibile, tutte queste belle cose che vorremmo dal mercato. Non esiste sto fornitore. In quel caso la donazione è più semplice, cioè io non ho un fornitore di fiducia, voglio comprare dei tablet ma non l'ho individuato. Posso risalire al vecchio schema, giusto, attraverso la vostra piattaforma? Esatto, perché essendo un marketplace io filtro per prodotto, metto in relazione i prezzi, perché come si fa anche su Amazon, mi vado a scegliere quello che mi dà più fiducia, quello che dà più feedback, perché chiaramente non ho spiegato i dettagli, ma c'è tutto questo, cioè vengono in qualche modo raccolti i dati, quanti mi piace, quante soddisfazioni ci sono state, quindi si arricchisce la piattaforma man mano con i like, con una serie di strumenti diciamo molto comuni ai social, e quindi si dà sempre più affidabilità al fornitore, e quindi vado a scegliere anche in questo modo, cioè per prezzo, per affidabilità, esatto, e per una serie di caratteristiche. Quindi, se ho capito bene, mi spiego, posso semplicemente fare una richiesta di denaro, ho bisogno dell'iPad e poi ho un genitore della scuola che me li procura e quindi ho semplicemente bisogno dei soldi, lo posso fare perché chiedo semplicemente di avere un versamento, una donazione in denaro, formula classica, ho bisogno di 5.000 euro, qualcuno me li dia, arriva la raccolta e poi io quei soldi li uso senza dover restituire, rendicontare, diciamo, come li ho spesi a chi li ho dati. Questa formula vale sempre. Poi c'è qualcuno che dice, ma vale soltanto per quei prodotti, il triangolo, che sono già accreditati, oppure un gruppo di acquisto può segnalare un fornitore di sua fiducia? E quindi rivolgo la domanda. Perfetto. Sì, assolutamente. Diciamo, l'accesso di più fornitori alla piattaforma determina il, diciamo, il valore aggiunto a questa, cioè più fornitori ci sono, più c'è possibilità di scegliere un prodotto valido ai fini della realizzazione della campagna. Quindi assolutamente basta una segnalazione, il fornitore ha tutti gli interessi a mettere su i propri prodotti, perché è uno strumento di vendita, come il suo sito web, come il suo marketplace, però è uno strumento in più che dà la possibilità al fornitore, e quindi è parte attiva in questo senso, cioè è importante insomma questo aspetto, perché io per vendere meglio il mio prodotto coinvolgo la mia rete di contatti, diciamo, ai miei amici, al mio gruppo, dico aiutiamo la scuola o l'ente chi per esso a raggiungere questo obiettivo. Perfetto, come faccio a essere sicura che quel fornitore rientri in qualche modo in valori che condividiamo, perché mi piacerebbe che in questa piattaforma arrivassero tutti e soli fornitori che hanno un'idea di bene comune, un'idea di sostenibilità oppure insomma una mission. Voi fate un filtro, chiunque si candidi viene ammesso, oppure come siete severi sul no profit, siete severi anche sul fornitore? Esatto, cioè noi abbiamo sempre pensato che per distinguerci la trasparenza di questa piattaforma è la cosa più fondamentale, per cui andiamo a verificare il fornitore ancora di più in quanto vediamo che il prodotto proposto è effettivamente
diciamo, di valore dichiarato e così via. Quindi oltre ad avere, prima che si iscrive, a darci tutti i dati fiscali, camerali e tutto quanto per abilitarlo alla piattaforma, andiamo diciamo, a fare queste verifiche assolutamente. Perfetto. Allora, mi sembra che il quadro, possiamo togliere la condivisione e avviarci alla conclusione di questo incontro, che è veramente soltanto all'inizio del nostro progetto, che noi, in cui noi crediamo molto. Allora, lo ricapitolo velocemente. Crediamo che le scuole potranno farcela anche dal punto di vista economico solo se si metteranno insieme. Non ci ricordiamo quanto possiamo essere potenti nel momento in cui collaboriamo e cooperiamo. E finora non abbiamo utilizzato questa energia, questa risorsa, anche questa capacità di branding, perché ovviamente andare dal ministero e dire ma noi coi banchi ci arriviamo coi nostri mezzi, ma noi ci aiutiamo, chiediamo aiuto alle nostre community, trovo che sia un segnale di grandissimo vitalismo per la scuola paritaria. E allora la sfida non è soltanto economica, anche ovviamente ci sta molto a cuore il bilancio delle nostre scuole e la loro sopravvivenza, ma è anche diventare sempre più esigenti sul piano del modello economico. Allora, riuscire a interfacciarsi con dei fornitori che portano del valore economico, il modo in cui compriamo e acquistiamo, la piattaforma con la quale ci interfacciamo fa tutto parte di quei valori che poi raccontiamo ai nostri ragazzi in aula. E quindi l'idea di questo webinar, che è il più complicato tra quelli che abbiamo fatto finora, perché ovviamente è più creativo, è più costruttivo, ha bisogno di più confidenza con temi con i quali finora non ci siamo misurati, ma è quella a cui teniamo di più, perché è quello che veramente può cambiare la nostra mentalità di gestori di scuole, forse affrancandoci anche da quell'atteggiamento un po' attendista per cui deve esserci sempre qualcuno che ci viene a soccorrere. Ecco, il messaggio di questa giornata è un messaggio molto creativo, molto positivo, beato e fortunato chi si dà da fare. Se il dottor Maffeo non ha obiezioni particolari, noi andremmo a chiudere questa, questa riunione. Come ci lasciamo, direbbe Paola, come ci lasciamo? Noi abbiamo lanciato tanti ami, sulla base della vostra risposta e della vostra proattività, ma anche delle domande che ci farete nei prossimi giorni, noi vorremmo uscirne con questa piattaforma sempre più vicina a quello, al mondo che sogniamo. Ed è la cosa bella anche che ci ha appassionato in queste settimane di lavoro insieme, è stato vedere che la piattaforma del dottor De Francesco non è blindata, ma è in qualche modo elastica e morbida, e quindi è fatta apposta per poter accogliere anche le domande che arriveranno dalla compagine FIDAE. Paola. Io mi permetto di oltre a ringraziarvi, perché siete stati davvero molto chiari ed efficaci. Soprattutto vorrei ribadire il fatto che FIDAE comunque supporterà le scuole anche in questa novità, ma ancora una volta dico che non vogliamo un assistenzialismo da parte di nessuno. Tu l'hai detto benissimo adesso, Elena, forse, ecco, per le scuole paritarie, ma per la scuola in generale, noi siamo abituati ad attendere, e questo invece è un modo, è un processo inverso, dobbiamo attivarci per avere qualcosa, quindi è un modo nuovo, i nostri giovani forse ci insegnerebbero e sono dei grandi esperti in questo campo, quindi magari attiviamoli e attiviamoci con loro. Grazie ancora a tutti, a nome anche ancora di Virginia vi auguro una buonissima serata. Grazie, buonasera a voi, buonasera. A presto. Buonasera.